molto commossa questa sera perché ho un déjà vu, il fenomeno di rivivere una cosa passata, riviverla sul momento, perché più della metà del programma è un programma che nel lontano 1984, quindi quanti anni fa? Tanti. Io l'ho seguito all'esame di ottavo anno di conservatorio, quando c'era il vecchio ordinamento, e quindi è come se rivivo quei momenti. E conoscendo di persona la pianista, il rapporto con la musica, il rapporto emotivo con se stessa, io poi al volo percepisco le cose, il rapporto anche con i genitori, eccetera, ha molto del mio temperamento quando ero molto più giovane, poi con l'età si cambia e si peggiora però. E quindi sono doppiamente emozionata. È una pianista geniale, perché il programma è un programma non difficile, difficilissimo da suonarlo, ed è una pianista che ha 17 anni. 17 anni, sappiamo i giovani che cosa fanno, anzi, diciamo che cosa non fanno, perché che cosa fanno lo sappiamo. Non studiano, non si impegnano, non hanno la pazienza. Io insegno, quindi lo so, i giovani vogliono tutto e subito. Prima ci aspettavo la telefonata, adesso l'email velocemente, la risposta veloce su Instagram, Facebook, la risposta veloce dei compiti a scuola, basta vedere internet e vediamo i risultati della matematica. Quindi il pianoforte, che non è certamente un lavoro che si può fare online, non è un lavoro che si può fare con l'iPhone, è un lavoro che bisogna sedersi qua, sudare sempre e studiare dall'ultima nota alla prima nota bassa, ore e ore, si vuole un minimo di risultato. E giustamente i giovani, questo, così come il violino, così come il violoncello, tutti gli strumenti. E quindi purtroppo l'arte classica sta scemando, però i giovani che la stanno salvando ce ne sono pochi. Io li inviterei tutti quanti qui a Musicarte, uno alla volta, perché sicuramente sono non le promesse del futuro, sono le garanzie del presente. Perché se oggi abbiamo la possibilità di ascoltare Beethoven, Brahms, Rachmaninoff e Scarlatti, è qua oggi a Pescara. Allora, ascolteremo durante il primo tempo di Ludwig van Beethoven la sonata per pianoforte opera 31 numero 2, detta La Tempesta. Sono tre movimenti, vi prego cortesemente di non applaudire fra un movimento e un altro. Di Sergei Rachmaninoff, il preludio, opera 23, numero 5. Ringrazio sempre di dovere Giancarlo Ranieri, che è regista. Veramente molto accurato, poi riposta su YouTube, e quindi voi potete riascoltare di nuovo il concerto. Basta cliccare Musicarte, che è un canale da te creato, con la data di oggi, e riascoltare il concerto, sia quelli passati che quelli che verranno. Grazie, veramente grazie, a nome di tutti i musicisti. Presento la pianista Asia di Gian Vittorio.
un'unica domanda, ma domanda a lei. Spesso nei concerti si parla degli autori, do 2 minuti di riposo a lei, degli autori, si parla di Beethoven, di Bach, di Mozart, e indiscutibilmente vero che la musica di Beethoven, di Rachmaninoff, di Brahms, quello che stiamo ascoltando, è musica immortale. Ma per renderla viva la musica bisogna suonarla, no, bisogna interpretarla. E veramente questa ragazza, allora stavo riflettendo che non mi sono sbagliata, sentirla suonare a occhi chiusi sembra un pianista già di 50, 60 anni, sì, cioè con un'esperienza musicale, un respiro musicale, una sfumatura musicale, un'interpretazione incredibile. Dipende molto dal maestro o dalla maestra, che lei è il maestro Giuliano Mazzoccanto, che è un mio carissimo amico, che saluto, anche se non è presente, ma bisogna avere del suo, bisogna avere dentro l'anima per interpretare, così come un attore quando interpreta una parte, così come un pittore quando interpreta un motivo. Ed è molto difficile perché, prima ho parlato del mondo di oggi, non c'è molto da ispirarsi, non ci sono sentimenti da ispirarsi, non c'è più niente, no? È una ragazza così giovane, con tutto questo bagaglio emotivo dentro, vuol dire che vale la pena, no? Sì. Vale la pena fare tutto questo che noi stiamo facendo, che stiamo ascoltando e stiamo vivendo. La scelta intelligente del programma, la seconda parte che sto presentando, è una parte dedicata al romanticismo, quindi l'Ottocento, che è un periodo a sé, e non so se ci sono musicisti sicuramente, io lo so da lontano, anzi se volete proporvi per le prossime edizioni, visto che ce ne sono tanti che si propongono, basta vedere la pagina musicante di Facebook e mi mandate una proposta che subito vi faccio suonare. Il romanticismo è un periodo, una parentesi, no? Perché fa parte del romanticismo, quindi pensiamo alle poesie di Giacomo Leopardi, pensiamo ai notturni di Chopin con questa tristezza, con questa delusione che il debito romantico si ha, no? Con questa sofferenza interiore di tutti gli autori romantici, lo stesso Schubert, Schumann, poi stava fuori il cervello. E dico questo perché la musica, pare che la musica antecedente, no? La musica barocca, ha molto a che fare con la musica contemporanea, cioè la musica di oggi è molto più vicina alla musica barocca per certe cose che il romanticismo, che è un periodo suo, ed è difficilissimo da interpretare, perché interpretare l'Ottocento vuol dire vivere l'Ottocento, non è facile, mentre un pezzo di Bach squadrato è così, le note sono quelle, fredde, le suoni, guai se si sbaglia Bach, non sia mai, bisogna ricominciare da capo, mentre nella musica romantica, e quindi questa ragazza passare da Beethoven alla musica romantica è una difficoltà veramente incredibile. Allora, nella seconda parte ascoltiamo di Brahms, la rapsodia numero 1, opera 79, poi di Chopin, che ho nominato poc'anzi, la ballata numero 3 in la bemolle maggiore, poi di Mendelssohn, prima ho nominato Bach, ringraziamo Mendelssohn che ha scoperto, no? Siamo per lui, di Felix Mendelssohn, Rondò capriccioso, opera 14. Richiamo la pianista Asia Di Gian Vittorio.
Thank you.
Bravo. Quanti musicisti ci sono qua presenti? Io vedo quel ragazzo con vestito di nero, sicuramente un violoncellista. Pure quello, sì. Lui che suona? Io non sono musicista. No, il ragazzo è cucina per il giallo. Io sono contrabbasso e pianoforte. Perfetto. E lei è fantastico. I musicisti possono alzare la mano? Allora, loro due, ma qualcun altro c'è, Francesca, c'è il ragazzo. No, non è musicista. Gli ex musicisti. Ex musicisti, vabbè, musicisti, ex musicisti. Allora, dimmi se sei d'accordo, parliamo un attimino di una cosa giovane. Perché tu sei atemporale. Cioè, tu non mi vedrai mai. Sarai eterna con questo talento, con questo tuo concertismo da CD. Cioè. Ma allora, io chiudo solo con le mie piccole polemiche, che poi sono delle perle che poi vanno nelle orecchie. Allora, un amici di quel di Maria De Filippi. Ma invece delle canzonette, no? Che fanno tutti qua. Sarebbe un mondo migliore, un'Italia migliore, farlo con i ragazzi come lei. O no? Con i violinisti, con i pianisti, con i cantanti lirici, con i contrabbassisti, con in prima serata. Poi quanti ragazzi si possono avvicinare? È normale, se tu trasmetti Giancarlo per favore non riprendere.